Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi della legge dell'attrazione universale. Allora, oggi volevo, come vi avevo anticipato nell'ultimo video, volevo darvi un esercizio da fare per rilasciare, come dire, la resistenza a ciò che vogliamo. E ho trovato molto interessante due cose per fare questo esercizio che anche io ho iniziato a fare da poco. E cioè l'esercizio che diede Neville Goddard ai suoi studenti VIP e aggiungere ciò che dice Tesla dei numeri magici, per così dire, dell'universo, e cioè 369. Lui dice che per conoscere l'universo devi sapere che tutto è matematica e che questi sono i numeri più potenti dell'universo, 369. Quindi ho pensato di proporvi di fare questo esercizio. Ok? Allora, ma prima di andare a vedere questo esercizio, voglio farvi capire una cosa molto molto importante, e cioè tutto questo lavoro, tutte queste informazioni a cui siamo stati esposti negli ultimi quasi 2 anni, ci deve portare e ci sta portando piano piano alla consapevolezza di ciò che siamo. E cioè, che cosa sei tu veramente? Tu e io, cosa siamo? Abbiamo detto che tutto è energia e abbiamo anche detto che l'energia non può essere né distrutta e né creata, ma solo trasformata. Abbiamo anche detto che la scienza lo dice chiaramente, che noi viviamo in una simulazione, che noi non siamo nemmeno qui. E di recente la fisica ci dice anche che l'universo non ha una collocazione, non c'è una coordinata dove andare a vedere questo universo, ma che è dentro di noi questo universo. Quindi tutto è che cosa? Luce, energie, giusto? Allora, se tu sei un essere di luce, la luce è che cosa? La luce è la manifestazione fisica dell'amore. Quindi, se andiamo a vedere in fondo, tu sei puro amore. Tu sei amore. Tu sei la forza creativa dell'amore. E questa forza è la più potente forza che esiste nell'universo. E tu sei quello. Quindi, come vi ho sempre detto, tutto parte dall'amore. E non va giudicato niente e nessuno, ok? Dobbiamo stare molto attenti a ciò che continua a dire il nostro amico ego, il chiacchiericcio mentale di cui vi parlo. Bisogna avere disciplina e capire, come dicevo nell'ultimo video, che due cose, soltanto due, possiamo gestire: ciò a cui pensiamo, e cioè i pensieri a cui diamo la nostra attenzione, e a come reagiamo a questi pensieri. Bisogna diventare disciplinati. E cioè, cosa vuol dire disciplina? Disciplina vuol dire essere discepoli di cosa? Dell'amore, perché tu sei amore. Riconosci che tu sei quello. Vai nel tuo cuore e ricorda ciò che sei. Ricorda che tu non sai nulla e dopodiché chiedi l'universo, o come vuoi tu chiamarlo, creatore, non lo so, mi trovo in questo mondo. Che mi vorresti comunicare oggi? Con le mie azioni, con le mie parole e con i miei sensi. Dopodiché resta in silenzio per un attimo, respira e se hai bisogno di chiarire ciò che vedi, lascia che sia. Questo è un esercizio che bisogna fare ricordando che appartieni a nessun altro che all'amore.
Tu sei parte dell'amore. Tu ricevi sempre quello che dai. Diventa amore, ok? Diventa l'abbondanza che cerchi, diventa amore e quello riceverai. Perché quello che sei, questo amore, luce, ok? Ricordatevi questa cosa, che l'universo, ok? Onora sempre quello o qualcosa che pensi ti soddisferà, qualunque cosa sia, qualunque cosa tu desideri, qualunque cosa tu brami, l'universo lo onorerà perché ti ama. Ok? Puoi inseguire qualunque cosa, qualunque illusione, tutta la vita, tutta questa vita, tutto ciò che vuoi, perché l'universo ti dirà: sono felice di darti questa esperienza, ok? Perché? Perché questa esperienza è come dire, è il creatore che conosce se stesso. E anche quando tu insegui un'illusione, ok? Nell'oscurità, stai servendo sempre il creatore o l'universo. La sorgente, ricordate una cosa, e questa cosa la devi sempre tenere a mente: è impossibile non servire il creatore o la sorgente, ok? O l'universo. È impossibile perché tutto è uno, ve lo dico sempre, ok? Anche quando sei nell'oscurità, stai servendo il creatore, perché una volta che ti giri verso la luce, tutto ciò che inseguivi nell'oscurità ora dà significato alla luce, ok? Perché attraverso questa esperienza il contrasto di cui abbiamo bisogno come esseri perfetti e innocenti che siamo, è per imparare che siamo, chi siamo e che cosa siamo. Quindi il contrasto o l'oscurità che cos'è? Non è altro che ciò di cui abbiamo bisogno per vedere chi siamo. Ok? È come dire: tu sei la realtà, ok? E lo specchio è l'illusione. Quindi tu non puoi vedere te stesso senza uno specchio, giusto? Non ti puoi specchiare. Ha senso per voi quello che dico? Quindi l'illusione in cui facciamo questa esperienza nella dualità è questa: uno specchio per specchiarci, per ricordarci chi siamo, per imparare nella nostra innocenza a capire ciò che siamo. Ecco perché vi dico di non dover giudicare nessuno e non dovete aver paura di niente e di nessuno, perché non c'è niente, assolutamente niente, nulla che può farvi del male, cioè alla tua vera essenza, ok? Che non è mai nata e non può mai morire. Nessuno può mai danneggiare, ok? Alla tua vera essenza nessuno può toccare. Ecco perché vi dico questa cosa, per non aver paura di niente, di chiedere ciò che volete, di non giudicare, di non bramare le cose degli altri, di non essere invidiosi degli altri, di non arrabbiarvi, di non reagire con cattiveria agli altri, ok? Di cercare di stare alla larga dalle persone che sono negative o che minacciano la salute del vostro corpo o della vostra mente, ok? Stare alla larga, ma come dire, amarli da lontano, capire che anche loro sono amore, solo che non sanno chi sono, non sono ancora consapevoli, sono ancora nell'oscurità, ok? Ricordatevi ciò che vi ho detto prima, che è impossibile non servire il creatore. È impossibile perché è uno, tutto è uno, assolutamente adesso. Non lo so quanti di voi sono pronti a queste verità, ok? A queste informazioni.
Beh, però io sono certa di una cosa, che se siete qui su questo canale è perché avete la consapevolezza di capire ciò che sto dicendo. Allora, per quello che vi dico sempre di diventare consapevoli, anche quando siete in giro o sentite, ok? Dovete sempre osservare ma non assorbire, ok? Perché tutto è un pattern, è tutto un modello di pensiero. Bisogna stare sempre attenti a quello a cui noi diamo la nostra attenzione, i pensieri che intratteniamo, perché tutto è un modello di pensiero. È il nostro subconscio in cerca di questo modello di pensiero continuo. È in cerca sempre di cosa? Di un modello di pensiero, una cosa ripetuta, ok? Quel modello di pensiero, quel pensiero ripetuto, diventa che cosa? Una credenza, un credo. E quella credenza diventa un programma. Ok? Ecco perché è molto, molto importante essere consapevoli di questa cosa, essere disciplinati. Ok? Allora, detto questo, volevo parlarvi appunto di questo esercizio che vi propongo di fare e Neville Goddard diede ai suoi studenti VIP. Allora, prima di tutto bisogna munirsi di un quaderno, e di un blog notes e di una penna, ok? E in che cosa consiste questo esercizio? Praticamente scrivere un'idea che contiene ciò che desideri manifestare, ok? Molto corta, metterla nero su bianco in un formato che vi dico ora, in questo formato. Allora, per esempio, se desideri, che ne so, una carriera, se desideri un posto di comando, che ne so, di direttore, insomma, una posizione avanzata nel tuo lavoro. Allora bisogna scrivere: io non voglio essere capo progetto perché lo sono già ora. Ok? Oppure, se vuoi manifestare una macchina, per esempio, puoi scrivere: io non voglio comprarmi una macchina nuova perché ce l'ho già ora. Questo più o meno è il formato, ok? Poi voi lo fate in base alle vostre necessità e ai vostri bisogni e per quello che desiderate manifestare. Allora, come lo fate? Cioè, scrivete in una frase non lunga, ok? Cercate di stare in questo formato: io non voglio questa cosa perché ce l'ho già, e sentirti che ce l'hai già, visualizzare che ce l'hai già. Perché ce l'hai già? Perché tu sei parte di tutto e hai tutto, giusto? Di quello che ne abbiamo parlato anche prima, se sei una cosa sola, quindi ce l'hai già ora. Quindi lo scrivi 3 volte al mattino appena ti svegli. Scrivi 3 volte queste frasi, 3 frasi, ok? Io non voglio questa casa perché ce l'ho già ora, ok? Io non voglio questa casa perché ce l'ho già ora. Io non voglio questa villa perché ce l'ho già adesso, ok? 3 volte al mattino, 6 volte a pranzo e 9 volte la sera, ok? Questo per 3 giorni, ok? E nel frattempo, prima di andare a dormire, ok? Vedere un'immagine nella tua mente che qualcuno che ti sta accanto, qualcuno vicino a te, un familiare, un amico, ti fa i complimenti di quello che vuoi manifestare. E cioè, se è la macchina, vedrai nella tua mente l'amico o l'amica o il familiare che desideri che ti dica: complimenti, che bella macchina che hai. Insomma, qualcosa del genere. Oppure,
qualcuno che ti congratula, la moglie, il marito, che ti fa i complimenti per la posizione che hai appena ricevuto. Ok? O complimenti per la casa, o insomma di questo passo, ok? Allora, questo fatelo per 3 giorni e lasciatelo andare, ok? Lo scrivete per 3 giorni di fila, 3 volte al mattino, 6 volte pomeriggio e 9 volte la sera, e poi lasciatelo andare. Dopo 3 giorni, fatene un altro desiderio. Tenetevi questo blog notes, questo quaderno, iniziando dalle cose piccole che volete manifestare, ok? Che ne so io, una vacanza o una gita, insomma, sempre con questa formula. Io non voglio bla 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 perché ce l'ho già ora, ok? E sentire che ce l'hai già ora, che sei già in possesso con le tue emozioni. E poi ogni notte visualizzare circa 2 minuti un'immagine che qualcuno ti dice complimenti per questa gita, per questa vacanza, per questa macchina, per questa carriera, per questa vincita. Questo cosa fa? Questo toglie la resistenza, ok? L'attaccamento, perché la mente egoica, la mente conscia non blocca questa informazione, come dice Neville. Perché tu non la vuoi, ok? Non vuoi quella cosa. Non la vuoi. Quindi se non la vuoi, continui a dire che non la vuoi, lo scrivi che non lo vuoi, cosa succede? Che la tua mente conscia ti lascia passare questa informazione velocemente al tuo subconscio. È il subconscio che è la mente che crea e non sa fare la differenza del no o sì. Non lo sa che tu è una cosa che non vuoi, perché il subconscio non vede non, ok? Ecco perché le cose negative che non vogliamo entrano nella nostra vita continuamente. Perché più noi diciamo non voglio quella cosa, non voglio quella persona, non voglio questa cosa, e lo diciamo e lo facciamo non facendo resistenza continuamente, continuamente, continuamente. Ok, non ve voglio vendere questa macchina, non la voglio vendere perché è già mia. Ok, o quando siamo super, super negativi e vediamo le cose negative, continuiamo a dire: non mi piace questa persona, non mi piace questa persona, non mi piace questa cosa, non mi piace questa cosa. Il subconscio, che è come uno stalker, ok? È uno stalker. In che senso è uno stalker? Il subconscio, il nostro subconscio è in cerca continuamente di quello che tu pensi ripetutamente, ciò che è un pattern, ciò che è un modello di pensiero, ok? Un pensiero ripetuto, ripetuto per fare un programma. Quindi quando noi siamo negativi e diciamo che non vogliamo alcune cose, quelle cose le attiriamo verso di noi perché non facciamo resistenza, perché continuiamo a pensare a quelle cose continuamente e quelle cose si manifestano velocemente. Perché che cosa ho detto prima? Non facciamo resistenza, non la vogliamo, non ci interessa, ciao. Ok? Quindi vi propongo questo esercizio e aspetto da voi i feedback di quello che si sta manifestando nella vostra vita. Quindi mi raccomando, prendete un quaderno, scrivete 3 volte al mattino, 6 volte a mezzogiorno e 9 volte la sera ciò che volete manifestare in questa forma. Io non voglio questa cosa perché ce l'ho già ora, ok? Dopodiché, siate disciplinati, cercate di fare i vostri mantra, le vostre affermazioni, quelle che devono fare cosa? Devono darvi la certezza di quello che abbiamo detto poc'anzi, e cioè che tu sei amore. Tu non sei altro che amore, tu fai parte dell'amore, ok? Tu non puoi non servire il creatore o la sorsa, qualsiasi cosa tu faccia.
Ecco perché vi invito a non giudicare niente e nessuno. State alla larga da chi sta ancora dormendo, da chi è ancora nel buio, perché giustamente non sono in grado di capire e di essere consapevoli di ciò che stanno facendo, ok? State alla larga dalle persone negative, ma sapete dentro di voi che anche loro, anche lui è una parte del creatore e di te, okay? E che quello che hai davanti è una vera e propria entità, anche se adesso sta facendo questa esperienza nell'illusione, nell'oscurità, è ancora intrappolato nell'illusione, sta ancora dormendo, non sta distinguendo ciò che sta facendo, non sa che è un attore che sta facendo un ruolo, ma è convinto che tutto ciò che vede sia reale. Ok? E reagisce. Quello che vi ho detto poc'anzi è che noi facciamo questa esperienza nella dualità per imparare nella nostra innocenza ciò che siamo veramente. Ok? E con questo io mi fermo qui, vi aspetto con il prossimo video e aspetto notizie dalle vostre manifestazioni. Sono curiosa. Mi raccomando, non state lì a sentire che l'avete scritto 3 mesi fa, 6 mesi fa. Continuate a fare tutti i vostri desideri e tenete questo quaderno, ok? Tenete questo blog notice e passate da un desiderio a un altro, a un altro, a un altro, a un altro. Va bene? Allora, grazie mille e al prossimo video. Grazie di tutto e una bellissima giornata a tutti voi. Ciao, grazie.